ritrovati ancora una volta con le interviste del Centro Studi Galileo e di Galileo TV con le aziende partner. Oggi ancora una volta con noi Carlo Pippi a Castel per la Buongiorno. fattispecie Technical Strategy and Marketing Director. Chiedo scusa, ho dovuto leggerlo, ma Non c'è problema. oramai con i titoli Non si c'è va sempre problema. un po' lunghi. Ringraziamo per la partecipazione. Siamo passati prima al vostro stand che ho visto che è sempre Hai visto? meraviglioso. Ho Sì, visto sì. l'Osteria Castel, che direi che è una bella L'Osteria novità Castel, all'interno sì, della ma pare che fiera. 2 anni fa ci fosse già io, 4 anni fa, perdono, 4 anni ci fa fosse ci già. fosse Sì, già, poi col col Covid Covid non si è potuto fare. Infatti 2 anni fa eravamo qua con la mascherina, con ti la ricordi? mascherina, quindi magari se vi cercate nei video consigliati dovrebbe comparirvi l'intervista Di di 2 anni allora. fa con Bardati. Quest'anno invece non siamo Liberi. Bardati, siamo liberi e siamo liberi nella fattispecie di parlare di come la nuova regolamentazione F-Gas andrà a intaccare un po' quello che è il Sì. settore, quello che toccherà ai tecnici nel prossimo periodo. Sì, in effetti è finalmente uscito l'ultima bozza del nuovo regolamento F-Gas. Questa è una buona notizia perché fino ad oggi c'è stato certamente un bel po' di confusione sul mercato legata proprio alle varie voci e alle varie versioni di regolamento F-Gas che si stavano un po' rincorrendo. È stato un po' complesso, sul mercato si è visto, si sono visti dei rallentamenti, si sono viste delle aziende che hanno deciso di rallentare i loro investimenti e questo è chiaramente un problema, no? Per noi che lavoriamo in questo settore. Oggi, o meglio, poche settimane fa, è uscita infine l'ultimo draft che, diversamente forse da quanto almeno alcuni di noi si aspettavano, è più morbido, no? Rispetto appunto alle aspettative. Bene, male, a noi alla fin fine, noi come Castel, non è che l'F-Gas, se è più rapido nella transizione o se è più lento, o se chiede dei gas con minore o maggiore GWP, a noi non è che cambi tantissimo, perché noi comunque facciamo dei prodotti che devono servire il mercato, quale che sia la sua esigenza, e quindi non ci cambiava tantissimo. Però dal punto di vista degli investimenti e del potenziale di mercato, questo invece ha cambiato tanto. Devo dire che noi ci aspettavamo forse un po' più Un po' più di rigidità. di determinazione, no? Nell'arrivare verso refrigerati con dei GWP di livello Sì. inferiore. Invece abbiamo visto che c'è molta apertura alla fin fine anche a refrigeranti con dei GWP un po' più alti nell'istante in cui ci fossero problemi di sicurezza. Quindi quasi tutti i campi hanno questo piccolo dettaglio che di fatto apre la porta all'utilizzo un po' di qualsiasi cosa. Quindi questo alla fin fine semplifica la vita certamente ai costruttori di macchine complete e che sono i nostri clienti, e questo ci aspettiamo quindi che dia un nuovo impulso al mercato che quindi dovrebbe ripartire. Beh, questo direi assolutamente, assolutamente positivo e rimando tra l'altro a Industria Formazione Online, che è il nostro portale della rivista Industria Formazione, per maggiori informazioni sull'F-Gas, perché come sapete noi stiamo costantemente pubblicando gli aggiornamenti mano a mano che arrivano, mano a mano che ci arrivano i draft, mano a mano che ci arrivano le bozze, ne pubblichiamo tutto in maniera tale che il tecnico e anche le aziende, i Sì. E costruttori possano rimanere aggiornati su quello che in succede. effetti sull'ultimo numero avete messo dei commenti sull'F-Gas, Sì, bene, abbiamo bene. messo dei commenti tanto da parte della nostra direzione quanto da parte di un tot di esperti con i quali abbiamo collaborato. Per cui Bene, bene. sull'ultimo numero, che tra l'altro qua in fiera è presentato in anteprima, abbiamo avuto l'occasione un po' di spaziare, di far vedere quello che effettivamente sarà la nuova normativa nei prossimi mesi. Un altro grande cambiamento che sta per toccare il settore sarà quello che succederà invece con le sostanze PFAS. E Su questo invece, stessa situazione oppure cambia tutto? chi lo sa, Ecco. e chi lo sa. Diciamo che le voci qua sono. Ma qui siamo ancora a livello di voci nella pratica, perché abbiamo una proposta di regolamento che è estremamente rigorosa e completa, che abbraccia qualsiasi sostanza PFAS e che dice che qualsiasi sostanza PFAS dovrà essere bannata. Cioè, per farla facile, questo è. Semplifichiamo. Onestamente, noi siamo da un certo punto di vista indifferenti, ancora una volta, dal tuo punto di vista estremamente toccati. Perché dico così? Perché nei PFAS ci sono due tipologie di sostanze. Una, di fatto, va a impattare quelli che sono i gas, e come dicevamo prima, a noi i gas, voglio dire, noi dobbiamo essere compatibili con ogni gas. Se vengono tolti i gas che contengono PFAS, vabbè, ci saranno gli altri, noi i prodotti ce li abbiamo, quindi il problema non si Certo. pone.
Il vero problema che si pone per aziende come la nostra, quindi noi, ma non solo noi, ma più o meno tutti quelli che fanno componenti come noi, sono i fluoropolimeri. Fluoropolimeri perché? Perché uno dei fluoropolimeri più conosciuti di tutti è il Teflon, il PTFE. E praticamente tutte le tenute che servono, che vengono fatte all'interno dei componenti come i nostri, ma anche nei compressori, anche in altri componenti del sistema frigorifero, sono fatte in Teflon, in PTFE. Quindi, se ci fosse un ban del PTFE, bisogna trovare degli altri sistemi per ottenere le stesse performance di tenuta. E onestamente, ad oggi, soluzioni del genere non ci sono, salvo accettare delle tenute leggermente meno forti, meno di alto livello, salvo accettare costi più elevati, quindi bisogna vedere se ci sarà un obbligo, certamente qualcosa si inventerà, ma oggi non esiste una modalità per trasformare un prodotto che oggi contiene il PTFE in un prodotto simile, a pari performance e a pari costi, che non lo contenga più. Quindi adesso vediamo che cosa succederà. Certo è che la speranza è che se l'F-gas, che ci si aspettava grandi restrizioni, è Sì. diventata un po' più morbida, magari anche con l'IPFAS si andrà un po' in quella direzione. Anche perché non bisogna dimenticare che sempre l'Unione Europea che ci mette queste regole, è anche la stessa che al contempo sta cercando di promuovere in maniera molto molto forte lo sviluppo delle pompe di calore. Allora, sì, va bene. Per esempio, io so che il Teflon sarà fortemente influenzato da questo tipo di nuovo cambio di normativa per quello che riguarderà l'PFAS, i PFAS anzi, e mi domando, un ban del Teflon quanto andrebbe a impattare sul settore? La domanda è molto giusta perché appunto l'altro lato dei PFAS è proprio i fluoropolimeri, uno dei quali è il PTFE, cioè il Teflon. E il Teflon oggi è utilizzato nella componentistica per i sistemi di refrigerazione praticamente dappertutto, quindi lo trovi nei rubinetti a sfera, lo trovi nelle valvole solenoidi, nelle valvole di sicurezza, quelli che prodotti che facciamo noi, ma lo trovi anche nei compressori. Quindi tutti i produttori di componenti oggi sono coinvolti in una modifica di questo regolamento, se ci sarà, cioè nella nascita di questo regolamento, se ci sarà, in questi termini come è stato descritto. E gli impatti sono importanti perché il Teflon viene utilizzato per fare le tenute, che siano tenute corpo o tenute a sede, ma quindi anche per contenere all'interno dei prodotti il gas refrigerante che non deve uscire. E se i gas refrigeranti vanno a favore, per esempio, sempre a causa dei PFAS, dei gas naturali come il propano, tenerlo dentro, tra virgolette, è ancora più importante di prima. Se già era importante prima, è ancora di più adesso. Quindi, insomma, ci sono obiettivi che sono decisamente contrapposti oggi nei regolamenti che escono dalla Comunità Europea, dall'Unione Europea. Perché se al contempo ci chiedono di fare più pompe di calore, riempire l'Europa di pompe di calore, 60 contemporaneamente però, milioni, 50 milioni, cifra importante. cifra importante, però contemporaneamente ti tolgo la possibilità di utilizzare certi gas e ti tolgo la possibilità di utilizzare certi sistemi di tenuta che sono il mercato di oggi, non posso farlo dall'oggi al domani questo cambiamento, devo prolungarlo nel tempo. Quindi è tutta una questione di definire bene che cosa si vuole ottenere e in quali tempi. Ottimo, io faccio un'ultima domanda che facciamo a tutti quelli che passano da Galileo TV. Quanto è importante la formazione in Castel? Cosa fa Castel per la Ah formazione? beh, noi oggi la formazione è evidentemente molto importante ed è ancora più importante adesso che ci sono tanti sistemi CO2 che vanno sul mercato e i tecnici che sanno lavorare sulla CO2 sono pochi e bisogna aumentare questa competenza in modo tale da poter diffondere meglio il CO2. Noi abbiamo la più grande gamma di prodotti CO2, quindi anche noi facciamo formazione ai nostri clienti sulla nostra parte, ma a voi sta invece Sui cercare di tecnici. portarli i tecnici sul sistema nella sua totalità e nella sua complessità. Quindi cercate CO2 Centro Studi Galileo su Google, qualcosa esce. Qualcosa esce, Qualcosa esce. molto bene, molto Poi bene. cercate CO2 Castel e Ah, anche lì qualcosa esce. sì, parecchio. Perfetto. Io ringrazio allora, come sempre, Carlo Pipia Grazie a per il voi, tempo che ci ha grazie dedicato a te. e lo lascio tornare allo stand. Vado, Grazie mille, ciao a tutti, arrivederci. arrivederci.